Oh, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Drift Girls. So che avete visto la recensione sul canale di Parliamo di Videogiochi e quindi mi avete anche richiesto di farne il gameplay. E tra l'altro ho scoperto, dopo la possibilità, come vi mostro subito, di poter cambiare la lingua da inglese a coreano, che a dire il vero è molto meglio. E dopo aver scoperto che al titolo iniziale, anziché sentirsi dire Drift Girls, si potrà sentire un dolce Drift Girls. Quindi Drift Girls in coreano diventa Tripped Koich. Abbiamo tantissime cose da fare, ma prima di tutto vi devo illustrare la mia situazione e vi annuncio che abbiamo circa 1 milione di coin e circa 1000 di cash da poter spendere per rendere un pochino più frizzante questi video. Allora, situazione attuale. Mi trovo al... mi sa decimo... sì, decimo capitolo del gioco su 14, se non sbaglio. Sì, però vi assicuro, per andare avanti rispetto ai primi capitoli ce ne vuole, diciamo così. Anzi no, scusate, sono all'undicesimo capitolo, ho appena finito il decimo. Ho battuto praticamente a culissimo il boss del livello. E niente, la situazione è questa: non riesco né a battere il very easy dell'undicesimo e né riesco a sbloccare Nicole. Sebbene abbia una superiorità netta contro la macchina rivale, quest'ultima si trova molto meglio nelle curve rispetto a me, quindi appena c'è il rettilineo vado avanti e tutto quanto, appena cominciano le curve vengo messo dietro. Allora, la mia ragazza attuale è questa che potete vedere, che si chiama, bella figura non conoscere il nome, anzi devo ritirare anche i soldi, si chiama Claire. Allora, Claire la preferisco ovviamente rispetto alle altre, perché come potete vedere qua di lato, potete fare il confronto, è quella che ti dà più punti di tutte le ragazze che ho trovato, perché in effetti durante le corse è la cosa più importante. Infatti, aggiungendo punti, abbiamo raggiunto 1 milione di coin nel frattempo, avendo appunto più stats la macchina diventa molto più potente, solo che avendo trovato a culo in un pescaggio questa qui, la Ferrari Italia, sono stato dio fino praticamente all'ottavo capitolo, dal secondo terzo fino all'ottavo, solo che adesso la macchina sta iniziando un pochino a perdere colpi, quindi direi di cominciare magari a spendere questi soldi che ho a disposizione per vedere se lo shop sarà clemente con me. E dato che ne ho giusto 1000, avevo intenzione di cominciare con un pescaggio serio, quindi... dove sta? Il pescaggio evento con il welcome pack. Premium Vehicle Box 5, Premium Part Box 5, 10 di nitro, 5 Fuel Tank Large e 50.000 di soldi. Vediamo cosa mi esce. Cominciamo a spendere. Ok, allora la cosa più interessante sono i 5 premium cars, per vedere cosa mi è uscito in items, che sono già abbastanza pieno. C'ho questi oggetti rari che non posso ancora dare perché non ho né Nicole e Chloe, la devo portare a livello più alto, lo spiegai anche in recensione, però quando capiterà ve lo dirò. Questi li devo ancora dare, soprattutto non ho ancora trovato Eileen, di cui c'è un vestito da maid che non vedo l'ora di vedere come le stia. E cominciamo a usare il Premium Car Box, vediamo cosa c'è. Dice che contiene 5 auto che possono variare da un livello 3 a un livello 6, dove il livello 6 è il massimo, quindi se ho culo, se mi dice bene, potrei riammodernare così il mio parco auto. Ah, schifo. È arrivato un messaggio nel frattempo. Classe K++. Sì, però dai, datemene una buona. Questo è il vestito. Prima di farmi le ultime due, vediamo Premium Part Box cosa c'è. Le userò per upgradare i pezzi che ho attualmente. Stessa cosa. Stessa cosa. Ultra Testing EQ, se non sbaglio, è quella che ho io già sulla macchina. Ultra Testing Engine. Posso sviluppare ulteriormente quello che ho io. Questo me lo farà salire di un bel po' di livelli. Ultimo pezzo. Devo andare alle mie parti perché non posso prenderlo. C'ho già tutti gli slot pieni. E infatti questo motore ce l'ho già. Mi sa che posso upgradarlo abbastanza. Infatti lo faccio salire
Un bel po' gli do anche gli altri due motori. E stiamo alla grande. Facciamo questo upgrade. Anche se ho bisogno di più corner speed. Quindi devo vedere se posso sostituire più avanti dei pezzi in questa maniera. Ah, pure questo posso upgradarlo come si deve. Questo cosa mi dà? Corner speed un pochino, però rispetto ad altri pezzi che ho in mezzo non me ne faccio molto. Allora, mi manca l'ultimo pezzo da vedere che cos'è. Ah, le sospensioni, quindi posso upgradare quelle che ho già. E vediamo le ultime due macchine che si tratta. Prima che ha rotto le balle la Beamer. E anche la tripla A più più. Io direi pesco anche qualcos'altro. Il box da 11 di macchine, da 3 o 6 di tire. Questo è praticamente tipo All of Life, quando fai il pescaggio 10 più 1. Solo che... ah, però dice qui garantita una macchina da 4 stats. Ma cominciamo bene. Direi che era meglio una macchina garantita a 5 stelle, però... sono 11 macchine, mica poche, però sono anche 300 di cash. Dovrei cominciare a svuotare il garage, però. Stanno iniziando a comparire le macchine belle in garage, eh? Quindi devo liberare un pochino di spazio. Io direi quasi quasi, faccio una bella cosa. Questa qui la upgrado con tutte le altre macchine che ho trovato. Casomai ne esce una macchina bella. Success almeno. Mo se falliva subivo in una maniera paurosa. E adesso dovrei avere, sì, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Questa macchina mi serve per gli eventi quelli più bassi. Queste due, no, questa solo la posso sacrificare. No, questa non la devo sacrificare perché mi serve per gli eventi quelli in cui c'è bisogno meno di 1000 di potenza. Queste due, sì, posso mandarle tranquillamente a quel paese. La Ferrari è già upgradata al massimo. Anzi, prima che mi dimentico, devo farle giusto un'ultima, un ultimo ritocco. Cioè, vabbè, vediamo di farlo dopo, perché se mi esce un'auto migliore poi ci rosico. Tutti i soldi vanno spesi su quella e non sulla Ferrari che ho. Altrimenti ci teniamo la Ferrari. Allora, abbiamo detto, c'è da fare il pescaggio, il box. Ecco, prima auto. Cos'è? La tofu. Seconda auto. La tofu di nuovo, che palle! Terza auto. La Evo, livello 3. Palle. La Evo di nuovo. Poi. E tu cosa sei? E dai, cominciamo a girare. Pure tu c'è un aspetto che... ah, tu sei come quella lì che stavo gridando prima, la Bumble. La 5. La 5 niente male. La 5 no, ma questa è l'Audi. La Beamer M sgubbata da BMW, non l'Audi, scusate. Poi. Che schifo. Cioè, questa la trovo nei pescaggi quelli luridi proprio, infimi. Questa è tutta roba perché serve per accreditare le macchine più potenti. Me la sono chiamata. Classe 2 più più. Tofu di nuovo. Però da 4. Questi container cadono dall'alto, le macchine che non si distruggono. Ah, tu sei come quella di prima, solo che... Bumblebee più più da 5! Vado, mi sento tipo
i montaggi MLG con si pesca e la mini. Quel paese fa niente che si 3 stelle. Non male, non male, non male, non male. Vediamo cosa ti si può fare a te. Te bisogna upgradearti un bel po'. Però tu sei pure più carina. E sei tedesca. Preferisco le auto tedesche a quelle americane. Infatti costi anche di più a venderti. Allora, vediamo di fare due belle cose. Allora, te ti devo upgradare. Ti do in pasto tutte queste intermedie, tranne quella che stavo spendendo roba sopra. Anzi, ti do pure quella, dai. Infatti, mi fai salire di livello di molto. Tutte queste piccole le diamo. E arriviamo a livello 7, però spendendo 173.000 di gold. Mo tipo non mi esce success e lo prendo in quel posto. Ok, no. Comunque il meccanico che ci ha messo gli occhiali è un po' più carina, così c'è un suo tono. Quindi Stuttgart che è arrivata 1859. Dovrei vedere un po' di statistiche, come siamo messi. La Ferrari la devo upgradare di limite. Gli do il mastery un pochino più alto. Questa me la devo conservare. Questa devo vedere un pochino con i pezzi che cosa si può fare. Siccome ho tanti soldi, I got big money, devo vedere se ci guadagno qualcosa a passare i pezzi dalla Ferrari alla Stuttgart, alla Stoccarda. Quindi parti. C'è tanti pezzi buoni, però. Facciamo una cosa, quelle li lascio là, alla Ferrari per il momento. La Stuttgart, oltre a vedere come se la cava in pista, vediamo, gli metto i pezzi che ho. Costerà un sacco, secondo me, mettere in carreggiata quest'auto, perché c'è da sbloccare pure gli slot. Però, siccome abbiamo tanti soldi, possiamo farlo. Quindi liberiamo questo. Questo. E questo. Cioè, questa praticamente è l'opposto dell'altra macchina che ho. Questa qui va veloce nei corner e meno nel... nei rettilini. Vediamo upgradando le parti se riesco ad ottenere un miglioramento non sostanziale, però voglio dire, sempre meglio rispetto a prima. Allora, vediamo un pochino. Allora, il mio cruccio adesso è riuscire a liberare Nicole come personaggio. Voglio vedere se con una macchina che va bene in corner, cioè nelle curve, riesco a risollevare qualcosina. Rispetto alla recensione ho fatto un piccolo cambiamento, cioè gli spostamenti della macchina non si hanno più in questi due punti dove potete vedere le mie dita, ma li ho messi, ho messo qua due, stavo dicendo, qui sotto le rotazioni e a sinistra il turbo, perché altrimenti girando a sinistra hai difficoltà a far girare la macchina. Beh, io sono fiducioso della mia Stuttgart, vediamo cosa si ottiene. Questa infatti mi darà la polvere all'inizio, però voglio vedere se in curva dà qualche maggiore soddisfazione. E la Stuttgart va. La Stuttgart c'è. Dagliele. Palle. Dai. Non ora. Allora, se l'è cavata meglio della Ferrari, c'è da dire questo, però non è bastato per avere il numero di Nicole. Facciamo un altro tentativo, non si sa mai. È vero pure che non stanno allo stesso livello, perché comunque c'ha componenti migliori la Ferrari. Però, correndo proprio male 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 a sto giro, di positivo da dire che in curva va meglio questa della Ferrari. Di negativo, sul rettilineo, come posso dire, la Ferrari spinge di più.
Niente, purtroppo. Niente. Nulla di fatto. Pazienza. Terminiamola qui perché non voglio spendere altri crediti a questo giro. E lasciando da parte un attimo l'angolo motori, andiamo a vedere l'angolo sentimentale. Lato dating, allora, tutte quante ce le ho, le tipe che ho trovato fino adesso a livello 100. Perché questa sta a 3? Ah, questa è scesa di felicità perché non me la sono filata molto nell'ultimo periodo, vabbè, ma è recuperabilissimo. Quelle che sono praticamente le mie waifu, cioè quelle che praticamente ho fatto eccedere il livello, sono una, che questa è la prima che ho trovato nel gioco, Julie. Poi questa che mi sta veramente tanto simpatica, però purtroppo le stazze iniziano a diventare un pochino scarse. Questa è tanto tanto carina sta ragazza. Guarda roba, però non ho tantissima roba, sono in costume da bagno, anche se, a dire il vero, la preferisco nel suo vestito normale. Poi c'è questa che non ho capito come ho potuto scegliere come prima, perché è antipaticissima. Poi, allora, i vestiti rari che ho è su sta tipina, su Claudia. Li trovai in un pack, il vestito da cheerleader. Poi, vabbè, meccanica mi sa proprio simpatica da morire, la meccanica, si può dire. Solo che adesso non arriva più a livello, diciamo, non mi serve più come statistiche auto. Invece quella che mi serve appunto di più di statistiche, come vi ho detto prima, è Claire, che le ho fatto anche eccedere il limite. Si potrebbe anche far eccedere ulteriormente con una sostanziosa spesa di tempo. Niente, questa era Nicole, quella che si poteva sbloccare, sta lì da tre capitoli addietro. Questa anche da sbloccare e richiede di essere sbloccata Nicole. Questa richiede che sia sbloccata questa e quindi c'è bisogno di Nicole. E per essere sbloccata quest'altra, che è la collega di Nicole, devi raggiungere sempre un livello 4 per Nicole. Quindi Nicole è la chiave di tutto per sbloccare queste tre che stanno sotto. L'altra che ho sbloccato è questa, che devo portare fuori un po' di tempo, solo che non ho capito cosa le piace. L'ho portata da un sacco di parti, ma a quanto pare è dei gusti raffinati. Quindi una dei gusti raffinati, io me la porto al bar a bere. Altre 2400 di coin. Dice che non fa complimenti sulla macchina, perché lei non lo so che cosa vuole. Cioè, la Ferrari non le piace, la Porsche non le piace. Ditemi voi che macchina avere. Boh. Ah, vabbè, le piace il bar. Wonderful, sì, però non mi hai fatto domanda né nulla e sei salita un cacchio di statistiche. Boh, vabbè. Strana razza ste tipo. C'è da aspettare 10 minuti per il prossimo giro. Passati 10 minuti. Non lo so, un ticket per il casino non ce l'ho. Karaoke. Ma io la porto al golf, se così fifi. Poi non lo so quanto sia romantico portare una donna al golf. Però she talks about the reason why she is traveling. Allora, parla del motivo perché sta viaggiando, perché questa è una turista. Beh, lavora per un'agenzia di training. Vabbè, sono andati in molti posti per lavoro. Mi piace viaggiare per me, vabbè. Vabbè, insomma, le piace viaggiare. Ah, qui dice che si è fermata, solo che non ha ancora deciso quando tornare indietro. Ha detto, quando hai imparato a giocare a golf? Non sei così impegnato? Quando l'hai imparato? Ci ho provato una sola volta. Insomma, il golf quanto pare le piace. Quindi no, wonderful, good day. Pensavo potesse salire di più. Vabbè. Accantoniamola un pochino, lasciamola in disparte. Claire dà molte più soddisfazioni invece. Anche se non conviene portarla in giro perché bisogna farla eccedere di limite. Allora, devo vincere altre 72 gare con Claire. Andare a 144 gare. Me ne mancano poco meno di un centinaio e devo incontrarla 32 volte ancora. Vabbè, a proposito di gare, riprendiamo Claire e vediamo se la gara che devo affrontare la prossima riesco a superare con la Porsche al posto della Ferrari, anche se avrei preferito una Ferrari, sinceramente, al posto della Porsche. Non so voi. Vediamo la Porsche di che pasta è fatta. E ha statistiche molto più basse dell'auto che ha contro. Non ho ancora capito come fare il perfect start con la Porsche, però vabbè. Dai. Non
niente. Non ce la famo proprio. Giusto per, diciamo così, voglio riprovare a utilizzare la Ferrari, anche perché mi ci sono molto affezionato a quella macchina. Direi perché no, ovviamente. Mi sa che la Ferrari non posso farla salire ancora di livello, infatti. Potrei solo unirla ad altre Ferrari, solo che al momento non ne ho, mi sa. Solo che trovare un'altra Ferrari non è così facile. Magari mi capita qualche altra auto migliore, chi lo sa. Allora, riproviamo a fare sta gara con la Ferrari. Dopodiché stacchiamo e ci riorganizziamo per la prossima volta che faremo Drift Girl qui su Momenti di Qualità. Perché mi sono rotto di non riuscire a vincere una gara very easy. O bisogna avere tanto culo nel pescaggio, o c'è qualcosa che mi sta sfuggendo. Almeno come statistica mi avvicino molto a sto tipo. Vai Ferrari. Ma guarda questo maledetto quanto è veloce in curva. Oggi abbiamo imparato che la Porsche spinge tanto in curva, però la Ferrari, a meno che non ci siano rettilinei lunghi, sta iniziando un pochino a perdere colpi. Direi la prossima volta che ci rivediamo qui su Momenti di Qualità dovrei fare l'esperimento a mettere i componenti della Ferrari sulla Porsche e viceversa i componenti della Porsche sulla Ferrari, vedere che cosa succede. Bene, questa è la mia situazione attuale, ragazzi. Mi spiace per le richieste d'amicizia che ho visto che me ne mandate tante, solo che ho la lista piena e le richieste anche piene. Non posso accettarvi tutti quanti, però nel caso si possa estendere la lista lo farò con piacere. Bene, questa era la prima parte di Drift Girls. Continuerò anche con Senran Kagura, a meno che non l'abbia già fatto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!